Segnatevi l'ora, segnate il giorno, 10 maggio 2014, le 22:05. Ci hanno imbrogliato, ci hanno raccontato una favola che non esiste, perché è impossibile che questo suono, che avete sentito così naturale, sgorgare dai loro strumenti e dalle loro voci, sia rimasto fermo per tanto tempo. Quindi vi siete visti, vi siete continuati a frequentare per poi inventare che vi... No? È una truffa. Non è una truffa, siamo ottimi amici. No, ma è come si dice, come quando si scia, no? Non si, anche se non sci dopo tanti anni, ti viene un po' istintivo farlo. Queste canzoni ce le abbiamo, fanno parte ormai proprio del nostro DNA. Guardarmi e farmi una risata, sento nei tuoi sogni, sono certo che sei là. Non immaginavo di averti qui con me. Credi quando dico la verità sta in te. Per ogni tua esigenza dammi tempo e quanto basta. Hey! Non guardate più, non c'è nessuno. Puoi fidarti, puoi stringermi. Aiutatemi! Hey, oh, yeah. Dai che è un'età! Yeah. Grazie! Allora, visto che Mario ha rotto la chitarra, buonanotte a tutti, arrivederci! Cambiare una corda senza vedere più nulla è un dramma, scusate. Comunque vada giusto, hai tutto il tempo ancora, non cedi mai, tu non rinunci e non sai lasciarsi andare, bello. Poter capire meglio, insulterai, insulterai a lungo, grida più forte ancora, giura sul tuo Dio. Tu sai imitarli bene, sei forse come loro. Mi schiaccerai perché non sai nulla. Vi ricordate come essere il vostro primo concerto a Catania? La prima volta che di nuovo sono apparsi. Forse era in via Crociferi, mi ricordo di un palco in via Crociferi. Io ricordo via Crociferi che pioveva, io ero raffreddatissimo, ho un ricordo vago. Sì, era un palco montato nel mezzo di via Crociferi. Forse? Molto forse, vabbè. Sul tuo Dio più forte ancora, giura sul tuo Dio. Hey! Sei molto divertente in fondo,
tu credi in quel che fai, cos'altro mi rimane se no dirti bravo e nulla più. Comunque vada, è giusto. Lascio tutto con una telefonata del nostro storico manager Francesco Fracassi, che mi chiama e mi dice: ho ritrovato dei nastri, delle prime incisioni. Io sapevo che esistevano delle incisioni fatte a Firenze all'inizio, proprio agli albori della nostra storia, era l'83 più o meno il periodo. Abbiamo riscoperto questi 12 brani suonati come, cioè suonati 30 anni fa, capito? E, si, e così non abbiamo toccato niente. Non sapevano di brani fatti 30 anni fa. Ora vai, uno può dirmi, beh, chiaro, tu sei parte in causa. No, no, ma io parlo sinceramente, cioè veramente sono rimasto anch'io colpito, perché non rifatti con dei suoni particolari. Devo dire che sono attualissimi. Io l'ho visto scendere in città, io l'ho visto dire tutto faccia a faccia, niente sconti, niente cortesie, si è deciso ad arrivare fino in fondo. Senti che male fa, male all'amore, alla libertà. Stai giocando, ma stai perdendo, sei distante da me. Non è vero, tu non sei sincero, ma allora tu vatti a sposare davanti a me. Io non saprei vivere senza Catania oramai. Ce l'ho fatta. Ma non è retorica, cioè, pur essendo una città defilata, di provincia, vogliamo quello che vuoi, con tanti problemi, con diciamo un senso civico così che è un po'... Relativo, diciamo relativo. Però effettivamente riconosco che mi dà tutto quello di cui ho bisogno. E questo è... che male fa, male all'amore. Stai giocando, ma stai perdendo, sei distante da te. Non è vero, non sei sincero, ma allora tu vatti a sposare davanti a me. Nel significato di questa operazione è puramente affettivo. Signori, i De Novo e i nonni dei De Novo. Meravigliosa Catania! Grazie a tutti, grazie al Ma, agli amici, a voi. Ciao, buonanotte. Siete belli, 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 belli. Tony Carbone, Mario Venuti, Luca Madonia, Gabriele Madonia.